benvenuto qui al punto a Telefriuli al sindaco di Rivignano Treò, l'avvocato Mario Anzil. Buongiorno sindaco. Buongiorno, grazie per l'invito. Bene, allora diciamo subito le novità del territorio del comune amministrato da voi. Sì, diciamo che nonostante il periodo difficile che abbiamo attraversato negli ultimi mesi e tutti sanno perché, comunque qui l'attività non si è mai interrotta, l'attività amministrativa di programmazione e di realizzazione di opere pubbliche, e dopo aver tanto seminato stiamo anche raccogliendo il frutto di insomma programmazione, risparmi, una gestione del bilancio che ha portato alla riduzione, al dimezzamento del debito, e quindi abbiamo delle risorse e intendiamo investirle perché questi nostri comuni siano dei luoghi dove sia sempre più bello vivere. Ecco, quindi ci sono, mi pare capire, dei lavori in corso importanti. Certo, ci sono tantissimi lavori in corso. Alcuni di questi sono strategici, fondamentali. Pensiamo per esempio al ripensamento delle piazze dei nostri paesi, di Rivignano e di Treò. Abbiamo progettato la riqualificazione di interi quartieri con la demolizione di manufatti e abitazioni abbandonate e la realizzazione di nuovi spazi che saranno grandi piazze e che saranno pensate come luogo di aggregazione e di socialità e di servizi per il futuro, una sorta di ritorno all'antica agorà dei greci, dove diciamo era il fulcro della vita cittadina, ma anche un luogo di cultura, un luogo di produzione intellettuale. E così noi immaginiamo queste nostre piazze, e per fare questo abbiamo ovviamente investito molti milioni di euro, in parte fondi del comune, in parte contributi che abbiamo ottenuto. E poi ci sono altre opere strategiche fondamentali, penso al recupero di Villa Otelio Savorgnani, che sarà il volano di sviluppo di un intero territorio del fiume Stella. Ecco, ne parliamo dopo. Ecco, invece, Rivignano Treò fa parte della comunità della Bassa, no? Se non sbaglio. Ecco, sì. Avete cominciato a lavorare, a parte che mi pare che il sindaco di Tisana si è messo un po' in stand-by, no? Perché per problemi di salute, però insomma le cose vanno avanti. Insomma, lui, gli mandiamo i migliori auguri di pronta guarigione, ovviamente. Certo, certo. Con il cuore, un pensiero. Senz'altro. La comunità è partita dal 1 gennaio di quest'anno, del 2021, e alla comunità ha aderito anche il nostro comune di Rivignano Treò. Un po' perché è un ente che comunque consente, è a geometria variabile, cioè consente di aderire con i servizi di cui veramente uno ha bisogno. Per esempio noi abbiamo aderito solo con il servizio della progettazione comunitaria, cioè insieme agli altri comuni faremo i bandi, parteciperemo ai bandi della comunità europea, e quindi con questo ufficio noi siamo insieme agli altri, che è marginale rispetto alla grande attività che fanno i comuni, ma comunque è un'occasione per stare insieme anche per avere una visione di progettazione comunitaria che non è limitata al nostro territorio, anche se abbiamo fatto dei progetti comunitari da soli e li abbiamo anche portati a termine, ma insomma i progetti comunitari possono avere una visione più ampia, per cui la nostra partecipazione in realtà è limitata. È iniziata da poco e confidiamo insomma di poter assieme fare meglio di quello che su certe cose possiamo fare da soli. Ecco, insomma, Rivignano Treò comunque sta rinascendo dopo questa pandemia, piano piano escono un po' tutti i comuni e riprenderanno, credo, anche le attività associative, che mi pare, come in un comune del Friuli, ce ne sono molte, anche a Rivignano mi pare che fa la sua parte, no? Certo, beh, la fortuna del Friuli è proprio questa vivacità, questa volontà della gente di impegnarsi nella propria comunità. È bello far parte di una comunità, di un paese, una comunità è sociale, solidale, altrimenti non è, perché non lascia nessuno indietro, lo aiuta nel momento della difficoltà e sta stare insieme anche nei momenti di gioia, di piacere, e quindi tante associazioni caratterizzano proprio tutti i paesi del Friuli, anche il nostro. Purtroppo queste associazioni sportive, culturali, ricreative, che abbiamo detto caratterizzano l'impegno sociale del friulano, in questi ultimi mesi sono state costrette a ridurre moltissimo l'attività a causa della pandemia. Speriamo quest'estate qualcosa si possa rifare,
qualche manifestazione possa essere riorganizzata. Si sta lavorando ad alcune tra le sagre, tra le manifestazioni più importanti, penso al Green Volley di Teora, alla Fiera dei Santi di Rivignano, ma poi ci sono tutte le sagre di Flambruzzo, di Aris, di Sella. La zona è abbastanza apprezzata. E speriamo, insomma, noi ci lavoriamo perché si possano fare, poi fino all'ultimo bisognerà capire come vanno le cose. Comunque, insomma, c'è fermento e soprattutto c'è voglia di stare di nuovo assieme, di passare del tempo assieme, perché il tempo è bello se lo si passa insieme a una buona compagnia. Anche queste sono ricette perché il paese sia luogo dove sia bello vivere, non solo i servizi che offre il comune, ma anche l'armonia che si può vivere assieme agli altri concittadini. Ecco, insomma, la situazione che arriva del fiume Stella mi pare che è abbastanza buona, insomma. Vedo un sindaco ottimista, un sindaco che ha progettato, come ha detto prima, cerca di raccogliere i frutti di quello che ha seminato. E certo, beh, un po' di ottimismo ci vuole sempre. Poi, insomma, noi friulani siamo reduci, almeno le generazioni che ci hanno precedute, sono state capaci della ricostruzione, che proprio è un esempio emblematico di ricostruzione nel vero senso della parola. La vera ricostruzione dopo il terremoto c'è stata qui in Friuli, e questa generazione che ci ha preceduto è stata capace di un miracolo. E noi che veniamo dopo, magari molto più umilmente, però insomma sappiamo che abbiamo una responsabilità in questo periodo difficile che verrà dopo la pandemia, e dobbiamo tentare di fare il possibile per essere all'altezza dei nostri genitori, dei nostri nonni, per dimostrare che il friulano ha ancora quello spirito di laboriosità, di capacità, di impegno, di voglia di fare che aveva una volta. Sindaco, se dico Romeo e Giulietta, cosa le viene in mente? Beh, mi viene in mente l'opera che è universale, è scritta da Shakespeare, ma mi viene anche in mente che Shakespeare, come tutti i grandi poeti, si è ispirato a qualcuno, si è ispirato alla novella Giulietta e Romeo, scritta da Luigi da Porto, e Luigi da Porto non ha inventato, come si pensava, questa storia, ma è una storia autobiografica che racconta il suo amore di Luigi da Porto con sua cugina Lucina Savognan, che visse ad Aris di Rivignano Teor all'inizio del 1500. Proprio nel 1511 i due si incontrarono, vissero una storia d'amore, erano cugini, appartenevano due rami in conflitto tra di loro di una potentissima famiglia, un amore infelice che Luigi da Porto ha raccontato nella sua novella e che poi Shakespeare ha reso immortale. Quindi ad Aris, a Villa Ottavia Fornian, che avevamo citato prima, oltre all'incanto magico di un paesaggio straordinario, si può assistere anche a quei luoghi altrettanto magici e straordinari che videro l'amore tra Giulietta e Romeo. Ecco, e mi pare che il FAI ha dato corpo anche a questa aspirazione, perché mi pare che recentemente c'è stata un po' l'apertura in questa villa, cioè più che l'apertura, una visita, no? Dei dintorni, mi pare di capire. Certo, diciamo Villa Ottavia Savognan, grazie all'iniziativa di un comitato spontaneo di ragazzi del paese, già questa è una bella cosa, è stata candidata a luogo del cuore del FAI ed è risultata la più votata della nostra regione Friuli Venezia Giulia, tra le più votate in Italia. E quindi il FAI l'ha presa un po' a cuore questa villa e organizza spesso delle iniziative. Proprio nelle settimane scorse ha organizzato delle visite, e ogni giorno c'erano 24 turni da 10 persone, perché per la pandemia le persone potevano essere poche, e tutti i 24 turni di tutti i giorni erano sempre esauriti, a dimostrazione dell'interesse che c'è anche da parte dei cittadini per visitare questi luoghi incantevoli. Per ora è possibile vedere dall'esterno il parco della Villa Ottavia Savognan, il giardino e i magazzini del sale, la villa padronale, stando al di fuori. Noi abbiamo già pronto il progetto esecutivo, che essendo molto importante è in corso di validazione, e quindi confidiamo entro quest'anno di iniziare i lavori di ristrutturazione della villa padronale e quindi di poter restituire alla comunità, alla nostra comunità regionale, questo che è un patrimonio veramente tra i più importanti della regione, un compendio che era presente già in epoca romana, ci sono delle importanti testimonianze romane, per 2000 anni è stato uno dei luoghi più importanti della regione, quindi davvero sarà, come dicevamo prima, il volano dello sviluppo del territorio, non solo del nostro comune, ma di un territorio molto più ampio, per un turismo culturale di livello, insomma, e non di massa, che è quello su cui noi puntiamo per i luoghi del parco del fiume Stella.
Ecco, Sindaco, vediamo un po' la politica nazionale, no? Cosa pensa del governo Draghi, che ormai ha preso in mano le redini della nostra politica nazionale? I partiti, diciamo così, fanno la loro... Ah, io non è che pensi molto bene di questo governo, nel senso che avevo forse delle aspettative maggiori circa la possibilità di fare del bene per il paese, anche se ero molto scettico, perché temevo che la coesistenza di movimenti con idee talmente contrapposte tra di loro rendesse difficile prendere delle decisioni e poi portare a termine questa decisione, che è quello che dovrebbe fare la politica, avere delle idee. Ci vuole qualcuno che abbia delle idee e poi portarle avanti. Ora, le idee che vedo, Letta, l'unica idea che riesce a partorire sono sempre collegate a delle tasse oppure a delle iniziative poco utili per il paese. E ovviamente l'altra parte politica non può portare avanti queste idee e quindi alla fine il governo è ingessato. Credo abbia fatto bene la Meloni, io sono contento di appartenere al partito di Fratelli d'Italia, che ha preferito rimanere al di fuori, sia per garantire al paese un'opposizione, perché il paese dove non esiste opposizione è qualcosa di rischioso, più simile a una dittatura, e quindi per garantire la democrazia, ma anche perché in effetti confrontarsi con idee come quelle che il segretario poco moderno del Partito Democratico porta avanti in questo periodo, in effetti sarebbe per noi estremamente difficile. Quindi più passa il tempo, più mi pare, a mia opinione, posso sbagliarmi, che la scelta della Meloni sia stata corretta e che questo governo sia poco, insomma, che abbia deluso anche quelli, parlando con la gente, mi pare di capire, anche quelli che avevano grandi aspettative nei confronti di questo governo, pensando che Draghi, essendo persona preparata, indubbiamente capace, riuscisse a fare delle grandi cose, si rendono conto che queste grandi cose non vengono fatte e che quindi forse ci vorrebbe qualcuno che con la legittimazione popolare, dopo aver presentato agli elettori le proprie idee, aver detto se io vinco faccio questo, venga legittimato dal voto e faccia quello che ha detto di fare, che è quello che molto modestamente cerchiamo di fare noi qua in comune. Ci presentiamo con 20 cose che vorremmo fare, se veniamo eletti, poi ogni anno io mando ai cittadini le 20 cose che avevo detto che facevo e gli dico quest'anno abbiamo fatte queste due, l'anno dopo queste tre, e alla fine dei 5 anni di solito tutte e 20 le cose che avevo detto che avrei fatto, i cittadini possono vedere che le ho fatte. Cioè mantenere la parola data è una cosa che sembrerebbe naturale, ma evidentemente non lo è sempre. Ecco, Sindaco, in chiusura di questa chiacchierata, invece per quanto riguarda la Regione, mi pare che il Sindaco di Teora è soddisfatto dell'andamento, ma mi pare che il centrodestra si sta riorganizzando, e Fedriga proprio vuole questo, perché ha capito che bisogna in qualche modo tornare a governare, ma però Fratelli d'Italia credo che metterà le carte sul tavolo, perché ha anche dei numeri uno che potrebbero candidarsi in questa regione come governatore. Non so se il governatore continuerà o meno, ma mi pare che voi siete decisi a farlo, no? Ma io credo che il nostro presidente Fedriga abbia governato, stia governando bene, e se ritiene di volersi ricandidare sia assolutamente legittimato, e penso che in questo caso nessuno dubiti del fatto che possa essere lui il presidente. Ove decidesse viceversa di non ricandidarsi, perseguendo una strada nazionale, che tra l'altro lo vedrebbe per i meriti che ha sicuramente in prima fila, anche Fratelli d'Italia ha delle personalità che ora magari sono a Roma, abbiamo un deputato e un senatore che sono entrambi molto bravi e entrambi potrebbero essere sicuramente una buona guida per questa regione. Quindi è vero, sì. Io penso che se Fedriga decide di ricandidarsi tutti saremo contenti e verrà riconfermato a furor di popolo, perché ha fatto bene o meglio che poteva. Se decide di fare altre strade, si riapre, credo si riapra naturalmente il discorso. Bene, allora Sindaco, bellissima la chiacchierata, chiaro come sempre, conciso e naturalmente molto efficace. Un saluto a Rivignano Teora, a tutti i cittadini, al Sindaco Teora, a tutta la sua amministrazione. Grazie, grazie a te, gentilissimo come sempre, a presto.